così inquieta di più del mare se non il suo lento, continuo andare. Le sue onde mutanti che nascono dal nulla e nel nulla muoiono, eppur si muovono. Il mare, silenzioso custode di segreti, di innumerevoli storie taciute al mondo, quell'acqua che inghiotte e non disseta, terra liquida che cambia e si sposta. Chi viaggia per mare scappa dalla realtà. Chi viaggia per mare incontra se stesso, quell'io di cui ha sempre avuto timore, che solo ora, in questo istante, contemplando l'infinita vista che ha di fronte, saprà far vivere al di fuori di sé, per farlo divenire il suo unico compagno di viaggio. L'Albatros è alto nel cielo, le sue immense ali, in grado di sorvolare i mari ghiacciati alla ricerca di cibo, segnano la rotta verso casa. Migliaia di miglia lo separano dal suo nido, eppure il suo istinto lo fa volare per sfamarsi, viaggiare per sopravvivere, badare a sé, ai suoi piccoli. Ma se il percorso è in solitaria e nessuna nidiata ti aspetta, e allora quel viaggio per vivere diventa una fuga per non morire.